Certo, grazie a tutti la parte numero 11 del display di Bayonetta 2. Allora, siamo nel mezzo dell'inferno, nel mezzo del capitolo 10. Noi siamo arrivati da lì. Di là è dove si va avanti. Quindi qui sta la facoltativa. Ok. Aspetta un attimo. Probabilmente per voi sono passati dei giorni, ma per me, da me sono passati pochi secondi. Ma quando ho finito la parte scorsa, io ho finito con un portale Alfheim, in cui avevo completato un frammento di cuore e mi aveva dato tutta la vita. Dove è finito gli HP che mi aveva rifullato? Cioè, si era proprio vista la barra di vita piena. E mo me l'ha tolta. Vabbè. Ok. Qui c'è la battaglia facoltativa, lo so. Quindi combattiamo. Bello lui. Anche perché, sta appunto di dire, anche perché è facile. Vai, in realtà. Merda, ero tipo distratto. Mi fai un attacco facile da schivare, per favore. O stunnati, che va bene anche quello. Ok. Sto iniziando a prendere non pochi danni comunque in queste battaglie qua, eh. Se fossi su Bayonetta 1 avrei già dovuto usare almeno una cura. Abbiamo completato l'epidoro di questo capitolo. Quindi quando arriveremo nel negozio di Rodine ci darà una nuova arma. Sto cercando di controllare se intorno ci fossero altri collezionabili, ma non credo. Ok, andiamo avanti. Non mi ricordo se c'è il pezzo che penso io. Penso che sia troppo presto per il pezzo che sto pensando. Io adoro questo tipo di ambientazioni, sono fra le mie preferite. Ambientazioni che sono tipo altra dimensione. Ecco, questo è il boss. Ecco, non è un boss, è un nemico normale. A parte scorsa dicevo che in questo capitolo sarebbe stato un demone fighissimo, ma anche abbastanza difficile, Sloth. Lui è veloce, è veramente veloce. Ha degli attacchi abbastanza imprevedibili. Punto. Merda. Bastardo. Sfotte pu... Ma ti fa il counter! Ma gliel'avrei schivato, in realtà. Mi sa che devo usare una cura. È tostissimo sto nemico qua. È veramente forte. Ma è come usare una cura? Tanto, mi sembra che su Bayonetta 2 usare le cure non ti abbassa il punteggio del capitolo. Io sono arrivato da lì. Qui c'è una strada facoltativa. Innanzitutto c'è uno scrigno da ricomporre. Ok. Minchia, fin lì. No, dai, cazzo. Telecamera. No, qua mi sa che stavolta non ce la faccio. Al primo tentativo. Perché l'hitbox per prendere questi cosi, tra virgolette, l'hitbox per prendere questi cosi è piccolissimo, devi proprio toccarli con una precisione maniacale. Cioè, anche se sfiori di mezzo millimetro non li prendi.
Ti regalano veramente però un sacco di tempo per fare. Cioè, io ho perso tantissimo pre tempo a prendere il primo pezzo e comunque mi avanzavano ancora 8 secondi. Quindi, certo, sarebbe più carino se mi facessi. Mi portassi automaticamente davanti allo scrigno una volta concluso, ecco. Senza evitare di farmi fare ogni volta tutta la strada. Sarebbe stato un buon cambiamento quality of life. Ok, frammento di cuore. 1 su 4. Qua c'è sicuramente la battaglia facoltativa. Allora, per ora non curiamoci. Curiamoci se andiamo veramente sotto di vita. Oh mio Dio! Quello difficilissimo con due che buffano. È la fine. È la fine, raga. Ma non attaccare lui. Madonna, raga. No, ma sta battaglia è veramente stupida. Due che buffano. E quello lì che già di per sé è fortissimo. Posso giocare anch'io un giorno di questi? No, allora. Posso rialzarmi? È difficilissimo! Raga, è difficilissima sta battaglia, è assurda proprio. Cioè io non riesco neanche a stare in piedi mezzo secondo. Allora, curiamoci. Mega lecca lecca. Aggiungiamone due. È veramente ridicola sta battaglia. Anche perché non hanno poca vita questi qua, eh. E poi questi qui che buffano, rispetto alla loro controparte angelica, sono parecchio pericolosi anche individualmente. Cioè, sono dei legittimi avversari. Oh, cazzo, pensavo di dover masciare un tasto. Ma come faccio a saperlo? Che pelo. Non vedo. Ok. Bastardo. E io non lo so a memoria su moveset. È molto difficile da leggere. Ma è fatto apposta, tipo 6.000 braccia, 9.000 gambe. Cioè. Madonna, sta battaglia è veramente ridicola. Veramente ridicola. Porca troia. Una delle poche volte in cui Bayonetta 2 è difficile, dai. Andiamo qua. Mi sa che ci stiamo avvicinando alla fine del capitolo, comunque, eh. Sali. Sali, guarita. È finito? Credo di sì. Guardate chi c'è. Guardate chi c'è. Eccolo qua. Rodain. Ma lo sai che ero diretto all'inferno, scusa. Questo l'abbiamo battuto come battaglia boss un po' di parti fa. Ora noi stiamo cavalcando. Adesso dobbiamo combattere con dei nemici assieme a Rodain. So che Rodain è così OP che io non faccio neanche il tempo a combattere che li uccide tutti lui. Cioè, posso che stai qui fermo a ballare e fa tutto lui. Rodain è fottutamente sgrao. Wow. Lo so, ok. Guarda, ma che danni che fa. Tra l'altro, non mi ricordo se l'ho detto nel mio Let's Play Bayonetta 1. Sia in Bayonetta 1 che in Bayonetta 2
Esiste un boss segreto facoltativo che io non. Io l'ho battuto in Bayonetta 1, ma non ho neanche mai provato a affrontare in Bayonetta 2. Che è Rodine. Cioè, tu puoi combattere con Rodine come battuta facoltativa. Su Bayonetta 1 l'ho battuto, ma è non difficile, è veramente ridicolmente difficile. È assurdo. Ci ho messo un pomeriggio di tentativi. Madonna. Veramente, letteralmente un pomeriggio di tentativi. È troppo forte. E c'è molta gente, ci ha messo anche molto più che un pomeriggio. Quindi. So che c'è anche su Bayonetta 2, ma non l'ho mai provato a affrontare. Non credo che lo farò nel let's play. Perché no. Non. Forse posso provare a farvelo vedere al massimo, però sicuramente non lo batto in let's play perché. Hold up. You're not seriously thinking of getting between a man and his next payday. Chill, Bayonetta. Don't go shooting up my target, you dig? I need that one attack. Ok, abbiamo trovato Jean finalmente. E qui dovrebbe finire il capitolo. Esatto. L'abisso. Ok. Dobbiamo andare nel negozio di Rodine a prendere un'arma perché abbiamo un LP d'oro, l'abbiamo completato. E poi iniziamo un nuovo capitolo. Quindi negozio. E già che ci siamo possiamo anche comprare una perla di luna. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. non dirlo a me. Salamandra, sono due motoseghe. E c'è anche. Ah, attenzione, attenzione, attenzione. Parli del diavolo. Dov'è? Vabbè, innanzitutto per la di luna. Parli del diavolo. Non so se avete letto cosa c'era scritto lì. C'è un nuovo articolo da vedere. Dov'è? Tesori di Rodine, mi sembra. Dove sta? Ecco qua. Biglietto di platino. Costa 10 milioni. Cioè 9 milioni, 989 milioni, eccetera. Una placca di platino dal valore di numerose aureole. Tante quanto basta per ripristinare i poteri paradisiaci di Rodine. Chissà cosa succederebbe se dovessi darla a lui. Comprando questo biglietto si può combattere con Rodine, esattamente quello che vi stavo dicendo prima, l'ho detto completamente a caso. Però sì, se noi riusciamo a raccimolare 10 milioni di aureole, possiamo comprare questo biglietto e così facendo possiamo combattere con Rodine. Era così anche su Bayonetta 1. Infatti è richiesta una quantità di grinding allucinante. Io per andare a combattere con Rodine in Bayonetta 1 sono stato, non sto scherzando, giorni di grinding, giorni a farmi sempre la stessa battaglia boss con un setup fatto apposta. E neanche per questo che non voglio fare su Bayonetta 2, in parte perché non ci voglio farmarmi 10.000 aureole. E niente. Capitolo 11, Regina dell'Inferno. Ora, questo capitolo è una battaglia boss. Non mi ricordo se tutto il capitolo è la battaglia boss, mi sembra di no. Perché mi ricordo che c'è un altro pezzo, ma non mi ricordo se è in questo capitolo o nel prossimo, ma mi sembra fosse in questo. Quindi solo i primi due terzi sono la battaglia boss. Bello la lingua dei demoni.
Eccola qua, la regia dell'inferno. È strano sentire lei parlare tutto con linguaggio demoniaco e poi dire Madama Butterfly. Quindi Madama Butterfly e la regina dell'inferno si conoscono. Anzi, si odiano profondamente. Anche se il gioco non ci dice mai perché. Ok, questa è la nostra battaglia boss. Lei, la regina dell'inferno. Ah, non mi ricordo un cazzo di questa battaglia, mi ricordo soltanto che a un certo punto si cambia fase. E se non sbaglio, paradossalmente la seconda fase credo sia più facile della prima in realtà. Merda. Queste piantine le rompiamo. Bastarda. Ok. Vabbè, una volta che impari il suo moveset non è neanche così difficile, in realtà. Bello sto attacco, cazzo. Credo che finita con la barra di vita passiamo alla seconda fase. Cazzo, sta cosa per portare il puntino però. Bastardo. Non mi interrompere le combo, cazzo. Se ho fatto la cazzata ti vado a poter sgiumba, potevo tenermi in mano per la prossima fase. Ah. Eccola qua, la vera Arraone. E ha? Eccola lì. Bella cazzo. Ok, non mi ricordo un cazzo di questa fase.
La telecamera non mi aiuta. Ok. Ok. Va bene. Wow. Ok. Ormai sono sempre molto generosi questi quick time event. Come credo che sia giusto che sia. Ok. Staccato una parte del... chiamiamolo... torace. Ok. Ma l'ho detto, è molto facile la seconda fase. Un cazzo. Wow. Ok, sono già all'ultima barra di vita, Ok. Via la seconda parte. Vabbè, ormai è fatta, direi, tranquillamente. Ok. Abbiamo preso l'anima di Jean. Jean, get up. If you're going to be late. Jean, it's time. Get up. Please, Jean, wake up. Jean. Sorry, sir. What do you need? A wake-up kiss or something? Ce l'abbiamo più o meno fatta, direi. Dobbiamo ancora riportarla al corpo, la sua anima. Donna, che capelli che ha Jean. Sembra un mantello, sembra. You need to get back to your body and get some rest too. Be careful, Cereza. Something big is going to happen to our world. I know. Just go home. And no stopping or turning around along the way. Ok, Jean l'abbiamo salvata, adesso le si ricongiunge questo corpo. Mm.
Rodain ha fatto quello che fa sempre quando noi gli diamo un LP, quindi andare a prendere un demone e trasformarlo in un'arma. Got a nice glow about it, don't you think? As for its power, well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? Eccoli lì, Baldr e Loki. Eccolo! Questo demone l'abbiamo già visto. Una volta li abbiamo evocato come... come apoteosi, me lo ricordo. Ma compare, mi sa, anche in alcuni attacchi torturanti questo demone qui. È fighissimo sto pezzo. Mi sembra bisogna farlo in questo capitolo o nel prossimo. Ok, no, era il prossimo allora. Allora questo capitolo qui era solo la battaglia boss. Non mi ricordavo ci fosse un capitolo solo per... per il pezzo che arriva adesso. Eccolo qua, Alruna. Che è una frusta. Capitolo 12, il saggio di Lumen. Questo lo faremo nella prossima parte del display di Bayonetta. Se vi è piaciuto, cliccate quel pollicione che ho avuto sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.